Ed eccoci ancora insieme, naturalmente leggendo i vostri commenti sono costretto a fare degli interventi che si ispirino alle cose che dite voi. E la cosa che mi fa molto piacere è che rivelate tutti una lunga conoscenza dell'interiorità e delle cose che si devono fare per star bene. Prendo il posto di Allegra, prendo l'intervento di Allegra, la quale dice: leggo la sua rivista che sarebbe Rizza, la nostra rivista Rizza, da circa 13 anni e mai avevo letto un suo libro. In tutti questi anni leggevo, leggevo, ma non riuscivo a fare i suoi suggerimenti. Mi dicevo mentalmente, magari potessi riuscire a mettere in pratica queste tecniche. Intanto però non mi perdevo un solo numero di Rizza Psicosomatica. Non riuscivo a vedermi dentro, dice Allegra, ma sapevo che se avessi voluto il sistema c'era. A Natale una sua amica le regala il libro Le piccole cose che cambiano la vita, un libro a cui sono molto affezionato, Le piccole cose che cambiano la vita, perché, diciamo, contiene molto praticamente quello che secondo me si deve fare per star bene con se stessi. Improvvisamente mi accorgo che dentro c'era tutto quello che fino ad ora avevo soltanto immagazzinato e mai consumato. Perché prendo il commento di Allegra? Perché Allegra per tanti anni legge Rizza, ma non trova alcun giovamento. E questo mi dispiace, però sapeva dentro di lei che forse al momento opportuno sarebbe arrivata la soluzione. A volte la nostra anima aspetta il momento giusto per tirar fuori le capacità terapeutiche. Ecco perché con noi stessi dobbiamo avere molta pazienza. E spesso invece siamo molto impazienti, pretendiamo da noi tutto e subito e ci trattiamo come dei bambini da guidare e da domare. E sentite cosa dice Allegra. Comincio un giorno a fare l'esercizio per il mio mal di testa. E puff, vedo allontanarsi come per magia un dolore che mi ha accompagnato da circa 30 anni. L'esercizio per il mal di testa che io descrivo nei miei libri e su Rizza Psicosomatica è un esercizio che utilizziamo spessissimo ai gruppi del giovedì. Serve per l'ansia, per i disagi. Ma per persone che soffrono di mal di testa, che sono persone in genere che pensano molto, che lottano con se stesse, che non si lasciano mai andare, l'esercizio è semplicemente questo. Nel momento in cui hai il mal di testa, percepire bene la presenza del mal di testa, cioè socchiudere gli occhi e dire: guardate, il mal di testa lo sento in tutto in questa zona, o in questa. Percepire bene i punti in cui lo sentite e portare tutta l'attenzione sulla zona dolente. In questo caso mettiamo che sia questa. Quando l'attenzione è tutta posata sulla zona dolente, cercate di avvertire la zona più piccola da cui parte il dolore. Per esempio, se tutta la zona dolente è questa, percepire bene la zona grande come una moneta, dove sentite che il dolore è più forte. È un esercizio importante perché la percezione, percepire bene, significa mettere in campo delle energie cerebrali terapeutiche molto importanti. Quando avete percepito la zona del dolore grande come una moneta, mettiamo che sia questa, provate a restringere ancora di più la zona del dolore, come se il dolore partisse da un circolino, da un puntino. Quindi la vostra attenzione è su quel puntino, su quel circolino da cui parte il dolore, in cui lo sentite veramente forte. Tutto questo esercizio va fatto con molta calma, con molta tranquillità. A questo punto cercate proprio il punto più piccolo, piccolissimo, da cui sentite partire come da una radice tutto il dolore. Mettiamo che sia un punticino qui, per esempio. Per qualcuno sarà qui, per qualcuno qui. E portate tutta l'attenzione su quel punticino, sul punto più piccolo da cui nasce il dolore. A questo punto
immaginate che il dolore incomincia a espandersi, 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 sempre di più, come se non soltanto avvolgesse tutta la testa, ma diventasse sempre più soffuso, si allargasse e si fondesse anche all'esterno, come una nuvola, sempre di più, come se il dolore allargandosi, no? Vi facesse sentire un po' intontiti, ma si allargasse sempre di più verso l'esterno, come una nuvola, fino a che sentite dolcemente il dolore andare via. Questo esercizio dà grandi risultati. È quello che è successo a ad Allegra. Comincio a fare l'esercizio per il mio mal di testa e puff, vedo allontanarsi come per magia un dolore che mi ha accompagnato da circa 30 anni. Poi Allegra dice una cosa molto interessante. Stamattina addirittura mentre facevo colazione ho sentito che il dolore stava per arrivare, mi ho fatto sedere accanto a me il dolore e ci ho fatto quasi colazione insieme. Allegra dice: Morelli, non mi prenda per una folle, ma io sto assistendo a delle magie meravigliose nella mia vita, credo che finalmente il seme stia dando i primi germogli. Grazie Raffaele, io ringrazio Allegra di un commento, di un intervento così intelligente, perché è l'intervento di chi sta trasformando un dolore in una fantasia, in un'immagine. Cioè lei, per la prima volta nella sua vita, ha pensato che il dolore non fosse un nemico da combattere o da allontanare, ma qualcosa da percepire. Invitarlo a pranzo, come dice lei, durante la colazione, non soltanto non è una cosa folle, ma è un modo per dare al dolore non più l'oggetto di un fastidio tremendo che lo accompagna da 30 anni, ma una personificazione. Io e il dolore siamo diventati compagni di viaggio. Ecco perché è andato via il mal di testa. Perché ha incominciato a percepire il suo dolore, a percepire se stessa. Cari amici e cari amiche, provate anche voi, quando c'è un disagio, come un mal di testa che vi opprime, a percepire bene la presenza, percepire bene il punto più forte da cui viene, anche il punto ancora più forte in cui nasce il dolore, lasciarlo espandere, espandere, fino a che sentite il dolore andare via. Percepire è curare. Immaginare che il dolore diventi una persona che si sieda al tuo fianco vuol dire trasformarlo in un'immagine. Vuol dire portare il cervello ad utilizzare dei circuiti cerebrali che altrimenti non usa. Vuol dire portare il cervello in una dimensione di estraneità. Vuol dire far diventare tutto come una grande fiaba, come fanno i bambini. Vuol dire far scendere dentro di noi il linguaggio dei miti, della leggenda. Il dolore diventa una persona che sta al mio fianco, non più un nemico, ma uno con cui parlare, con cui comunicare, una persona che mi guarda. Insomma, vuol dire ridare al mistero la sua forza. Sapete perché spesso noi stiamo male e soffriamo? Perché siamo poco misteriosi. Crediamo che la vita sia tutta qui, sdraiata sul tavolo come il portacenere, come il portamatite o come i libri. No. La vita è un evento misterioso, spesso ci fa soffrire per ricordarci di allargare lo sguardo, di ragionare come ragiona il mondo delle fiabe. Questo ha fatto Allegra, ha trattato il dolore come il personaggio di una fiaba e il mal di testa nel passato. Provate anche voi, fatemi sapere. Grazie a tutti e buona giornata.